Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Lulu Selassie qualche giorno fa ha soffiato 24 candeline ed il compleanno privato per gli amici più stretti ha fatto scatenare il panico fra Giacomo Urtis e Selvaggia Roma. Anche la seconda festa, quella ufficiale, ha però fatto molto parlare. Secondo quanto riportato da The People, il compleanno della Fatina sarebbe stato un flop perché non si è presentato quasi nessuno, nel dettaglio dei 50 invitati previsti, fra i quali anche diversi ex Geffini, se ne sono visti ben pochi. Sempre su The People, hanno poi aggiunto, i fotografi vagavano nel vuoto ed il sontuoso catering non è stato toccato. Ed ancora grandissimo imbarazzo da parte dell'hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service. Compleanno di Lulu, parlano i diretti interessati. La festa di compleanno è diventata però un caso, dato che Fanpage ha deciso di indagare. Fra i contattati il proprietario dell'hotel, il manager delle Selassie e pure un invitato che non si è presentato, ovvero Alex Belli. Nel dettaglio il direttore dell'hotel ha dichiarato, abbiamo ospitato con piacere l'evento. È nella nostra natura fornire il miglior servizio possibile a prescindere dal tipo di ospite o dagli accordi presi. Il manager delle principesse ha detto, quando c'ero io, che sono arrivato prestissimo, c'era solo Federica Calenda. Poi sono andato via. Non so chi altro sia arrivato. Mentre Alex Belli ha confermato il bidone tirato ma solo ed esclusivamente per impegni lavorativi precedentemente presi. Ieri sera avevo la prima della band a Riccione. Certo che ero stato invitato, voglio un sacco di bene a quelle piccolette. Eravamo amiconos insieme fino a ieri. È che proprio siamo in giro come delle trottole. Gli invitati le avrebbero dato buca? Ma no, poverina, ma non è vero. È che in questo periodo estivo siamo tutti impegnati. Parlo per me ma sono certo che le vogliamo tutti bene. In merito a tutto questo chiacchiericcio Jessica e Lulu non hanno detto nulla, mentre Clarissa è stata telegrafica. Ad ogni modo, come testimoniano i vari tag nelle storie e la dicitura partnership pubblicizzata nella foto di Lulu, la struttura ha offerto tutto alle principesse ma in cambio di una cospicua pubblicità. Uno scambio alla pari. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.